Allora, Arex, ripeti insieme a me. Oggi non faremo nessun unboxing. Oggi non faremo nessun unboxing. Perché finalmente Arex e Bastatore si prenderanno una giornata di vacanza. Perché finalmente Arex e Bastatore si prenderanno una giornata di vacanza. Perciò adesso Bastatore andrà a schiacciare un pisolino. Perciò Bastatore è proprio un gran cretino. Non ho detto che sono un cretino, ho detto che vado a schiacciare un pisolino. Ah, scusa, non volevo offenderti. Va bene, ti perdono. Perciò adesso ce ne andiamo tutti e due ad oziare. E va bene, andiamo ad oziare. Oh, finalmente ci prendiamo una bella pausa. Dinosauri! Oh, yeah! Ah, signor Indominus, che succede? Mi è sembrato di capire che oggi non avete una ceppa da fare, eh? Sì, signor Indominus. Io e Arex ci stavamo prendendo una giornata libera. Perciò, sì, stavamo andando a casa. Interessante. Sì, eh? Posso venire a casa con voi? Che? Ma certo, signor Indominus! Sarà un piacere per noi ospitarla in casa nostra! Bene! Non per niente, ma mi sento piuttosto solo! Perciò avevo voglia di passare un po' di tempo in compagnia! Che ne dici? Certo, è una bellissima idea! Vero? È proprio una meravigliosa idea! Aia, sì, ho capito! Bello il mio Bastatore! Vedrete che oggi ci divertiremo un mondo insieme! Aia! Ma su, non fare il delicato! Andiamo! Oh! Ah, aspetta, signor Indominus! Casa nostra è di là! Seguimi! Ok! Prevedo una bellissima giornata del cavolo! Oh! Questa è casa vostra? Sì! Molto, molto carina! L'avete rubata a qualche umano, eh? Boh, no, sinceramente l'abbiamo trovata abbandonata! Ah, ecco, conoscendo Bastatore, credevo si fosse mangiato i proprietari. Oh, è certo che no, signor Indominus, non mi sono mangiato i proprietari. E ne sei sicuro, Bastatore? Ma certo che sì, non mi sono mangiato proprio nessuno. Fidati di me. Beh, che fate, mi fate entrare o no? Oh, ma sì, certo, le apro subito la porta. E levati, Arex. Accidenti, mi sono incastrato. Mi sa che ha preso qualche chiletto, non è vero, signor Indominus? Ma, Arex, non dire così! E perché? È la verità! Oh, mi volete aiutare? Ah, sì, aspetta, ci penso io! Nie! Oh! Eccoci qua! Benvenuto nella nostra dimora! Certo, è piccola, però non ci lamentiamo. Effettivamente lo spazio è abbastanza ristretto. Bene, dov'è il computer? Il computer, dov'è? Ma noi non abbiamo il computer. Cioè, fatemi capire, voi avete rubato una casa agli umani e avete scelto proprio una casa senza computer. Sì, non capisco a cosa potrebbe esserci utile un computer. No, ragazzi, non va bene, voi non siete proprio a passo coi tempi. Vivete ancora nella preistoria, non va bene. Beh, sai che noi non siamo tipi che seguono le mode. Cosa? Ma che dite? La moda è vita! Ma insomma, bisogna sempre stare a passo coi tempi. Bisogna seguire le tendenze. Ma voi l'avete mai fatta la pausa challenge? E che cos'è la pausa challenge? Ma veramente non conoscete la pausa challenge? Sinceramente no, signor Indominus, non ci siamo mai informati. Dobbiamo fare subito la pausa challenge! Ora! Ma di che si tratta? Beh, è un gioco, una sfida! Ah, a me piacciono i giochi! Però la sfiga un po' meno. Me ne capitano così tante di sfighe! No, non ho detto sfiga, ho detto sfida! Ah, ok! E come funziona? Tutto ciò che dovete fare è seguire la vostra normale routine di tutti i giorni. Ma appena dico metti in pausa, voi dovete assolutamente fermarvi. E per fermarvi intendo che dovete stare immobili finché poi non vi libererò dalla pausa. Allora potrete tornare tranquillamente a fare ciò che stavate facendo. Dai, sembra divertente! Vero! Ci sto! Accetto la sfida! Bene! Iniziamo! Bene, ok, che facciamo? Boh,
Ah, mi scappa la cacca! Metti in pausa, Alex! Ah, no, perché? Ho detto metti in pausa! No, no, dai, io adesso no, devo fare la cacca! Metti in pausa! Oh, ok, ok! Mi sa che dovresti sbloccarlo. Non vorrei ritrovarmi le pareti di casa piene di cacca. Giusto. Alex, libero. Oh! Oh, questa non è una scorreggia. Cacca al volo. Oh! Metti in pausa, Alex. Uffo. Chissà quanto tempo riuscirà a rimanere in quella posizione. Fossi in te non riderei tanto, perché tra poco tocca a te. Oh, beh, io non ho problemi. Ehi, show! Non voglio pappagalli in casa mia! Ah, pappagalli in casa mia! Pappagalli in casa mia! Show, show! Vola via! Vola via! Bastatore in pausa! Oh no, proprio ora! Come siete belli! Maledetto uccellaccio, levati dalla mia faccia! No, no! Oi. Bastatore, hai perso! Dai, non è giusto! C'era quel diabolico pappagallo che mi beccava le zampine! Zampine! Sparisci, lurido pennuto! O ti trasformo in un pollo arrosto! Bene, Alex, sei libero! Ma, Alex, ho detto che sei libero! Ok, ok, un attimo! Non ho mica finito! Ah, ok, scusa! E poi non riesco nemmeno a concentrarmi se ho gente che mi fissa mentre faccio la cacca! Ops, scusa! Bene, continuiamo pure con il gioco qui all'aria aperta! Ci stiamo divertendo, vero? Sinceramente nemmeno un po'! Come detto, bastatore? Ah, niente, niente! Volevo dire che sì, insomma, mi sto divertendo un mondo! Bene, perciò avanti! Fate qualcosa! Fate qualcosa! Fate qualcosa! Eccolo lì, quel pennuto maledetto! Adesso ti faccio vedere io! Vieni qui! Ah, aspetta, bastatore! Metti in pausa, Alex! Ok! Ti faccio vedere io ora! Ti faccio vedere io! Ti faccio vedere io! No, torna qui, maledetto! Metti in pausa, bastatore! Ma proprio ora! Alex e Vastatore, avete perso! Oh, ma così non è mica giusto! È vero! Se mi cade addosso mica è colpa mia! Che cosa vuoi insinuare? Che sia colpa mia? Sì! Ma come ti permetti? Dai, vediamo di mettere a posto questo casino! Sì, infatti! Alex e Vastatore, pausa! Oh, no! Ma proprio ora! Mi trovo in una posizione troppo scomoda! Beh, ti lascio immaginare la mia! Ehi, guardate che vi sento! Non dovete nemmeno parlare! Bene, Alex e Vastatore, liberi! Oh, che bello! Aia! Bene, ci siamo divertiti tantissimo, eh? Non immagini quanto! Direi che è arrivato il momento di chiudere il video! Ok! Bene ragazzi, il video finisce qui. Mi raccomando, fateci sapere se vi è piaciuto. Lasciate tanti commenti. Metti in pausa, Alex e Vastatore. Bene ragazzi, non dimenticate di cliccare qui per iscrivervi al canale e qui per vedere anche gli altri video dedicati ai vostri giocattoli preferiti. E lasciate tanti commenti se non mi arrabbio. Ciao!